Dopo 9 anni di partecipazione al progetto LSOSA, progetto nazionale, da quest'anno siamo noi la scuola polo nazionale per la gestione amministrativa di questo progetto. Quindi anche per questo anno il Ministero ha sovvenzionato questo progetto nazionale con 50.000 euro per portare avanti le azioni promosse in favore della formazione dei docenti verso la didattica laboratoriale. Quest'anno la Scuola Polo Nazionale, che ha il compito della gestione amministrativa, è stata designata proprio l'Istituto Marconi di Civitavecchia. Subentra al Liceo Galilei di Verona. Quindi con questo compito della gestione amministrativa, ma questo ruolo fa sì che anche due rappresentanti della scuola, quindi il nostro dirigente, il professor Nicola Guzzone, ed io, che sono la professoressa De Paulis di fisica dell'istituto, entrassimo all'interno del comitato tecnico-scientifico. È un comitato che è composto da rappresentanti del Ministero, da rappresentanti di Roma 3 dell'Accademia delle Scienze di Torino, che sono gli altri partner di questo progetto nazionale. Quindi, dopo aver lavorato per anni nella formazione dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, il compito di quest'anno sarà proprio cercare di trasportare questa azione verso le scuole secondarie di primo grado. Quindi cercare di aiutare i docenti di matematica e scienze nella loro attività didattica per quanto riguarda le scienze, quindi di aiutarli con la possibilità di promuovere degli esperimenti scientifici che possano essere svolti con materiale povero e quindi possano essere presentati anche a livello di scuola secondaria di primo grado. Quindi per questo scopo il Comitato Scientifico ha già preso delle iniziative, quindi si è preposto di formare un gruppo di lavoro di docenti di scuole secondarie di primo grado, scelti tra tutta Italia, quindi un gruppo di 25 docenti che in collegamento stretto, quindi con i partner del progetto LSOSA, lavorino per trasportare e quindi adeguare i numerosi esperimenti presenti sulla piattaforma LSOSA Lab delle scuole secondarie di secondo grado per poterli trasformare in esperimenti accessibili alle scuole medie.